tira fuori. Oh, che cos'è? È il lago di Galilea. Quindi facevi la doccia? Sì, sotto l'acqua calda. Era calda quell'acqua? Eh certo, sono mica calda. Il cristianesimo non è mai religione vera, perché si basa non su Dio, ma forse sulla propria arroganza. Senti, quando vuoi lo puoi chiudere, eh? Abbiamo portato, non è che dobbiamo vederlo, è proprio la memoria, questo tanto scorre. In cui il vero religioso rispetta l'altro. Ma mi sembra maleducato chiuderlo su di lui, lo chiudo su di me. Aspettiamo allora. Appena staccano su di me, chiudo. O un infedele. O la religione fa incontrare questo, il francescano. Senti, era il viaggio di Gesù, no? Del 2007? Le date non se me le ricordo mai. Si può togliere l'audio che non ci serve più, grazie. Del 2007, vero? Poi se lo dici tu, io non, le date non me le ricordo. Era questa esperienza che hai fatto, no? In questo film... Vabbè, pure qui naturalmente ne abbiamo già parlato altre volte, ma gli spettatori di oggi certo non sanno quello che ci siamo detti in occasioni passate, però questo è un film documentario, insomma, in cui tu hai fatto questa sorta di reportage, hai vissuto questo reportage da protagonista ripercorrendo le tappe dei luoghi evangelici, proprio per questo era intitolato Il Viaggio di Gesù. Non voglio, mi stancherebbe ripetere delle cose, delle conversazioni che abbiamo già avviato. Non sono invadente di natura, però sono molto curioso. Svelo, perché non è un segreto, che mi hai parlato di questo famoso diario, no, che tu hai tenuto, che poi hai deciso di non portare più in studio, perché comunque per una serie di ragioni. Ma una cosa su questo diario, me la puoi dire? Una curiosità, una qualcosa che è rimasto su questo diario? Ma che no, è rimasto ancora attenzione, dentro. No, non vorrei aver innescato una curiosità immeritata, no, immeritata, più che altro non è un diario di accadimenti, poveretti, non accadeva niente. Passavamo dei tuoi appunti emotivi, appunti in questo, no? Posto, di una persona che era rimasta abbastanza scioccata. Ero preparato a molto, ero preparato, insomma, poi quello è un territorio fra i giornali, i film, ero pronto a tutto in qualche modo, ma sono rimasto ancora stupito perché non ero preparato a vedere un territorio dove la vita delle religioni fosse così ottusamente e implacabilmente belligerante, dove tutto fosse sovraesposto, cioè così come noi qui in Occidente sovraesponiamo il mercato, il, no? Consumo. Cioè, lì c'era una sovraesposizione di, certo, segnali religiosi quasi per poter difendere un territorio e marcarlo, una, no? Prepotenza. Ognuno di loro poi, che quando poi glielo vai a dire, dice no, ma la nostra religione è per la pace, la nostra religione è il bene. Vorrei vedere ancora che, no, però mi sembra che sia, sono andato via da quella terra sotto shock, nel senso che pur non essendo io un religioso alla lettera, insomma, in qualche modo, però il mio rapporto con il Vangelo, con la figura di Cristo è importante, no? Anche è veramente importante, non è che sia una piccola però cosa. Però mi ricordo che mi hai detto una cosa fuori dalle telecamere un tempo fa, quando avevamo parlato in un'altra intervista di questa esperienza, una cosa molto bella a mio avviso. Cioè, mi hai detto, senza rischiare di essere banale, che Dio era un genio. Ah, perché, beh, sì, no? Perché aveva scelto un posto così brutto per manifestarsi. Sì, perché anche quello, una volta parlando con Monicelli, lui dice: sono stato in Palestina, è la prova che Dio non c'è. Dico, perché? Perché se quella è la terra promessa, Dio... Oddio, sto citando Monicelli impropriamente, forse sto facendo una stupidaggine. Però, insomma, più o meno mi ha detto questo. Sì, può darsi anche che me la sono inventata sta cosa, okay. Diciamo. Comunque, così, almeno siamo uno tranquilli. Uno ha detto così. Uno ha detto. Dice, no, avevamo una trasmissione radiofonica insieme. Perché non è possibile che Dio abbia scelto quella come terra promessa. Capirei l'Umbria, ma non quella. In realtà poi, sì, è vero. È bruttissima, però questa povertà, questo niente, questi sassi, questo paesaggio così... E decide di manifestarsi lì, parlare accidenti, proprio lì. E di parlare con quei pescatori, li ho visti i pescatori della Palestina. Sono come personaggi di Caravaggio. Beh, geniale. Scolpiti con l'accetta. Siamo in chiusura, anche perché la tua tosse ormai non ti lascia, no. No, ma non per quello, però senti, lo facciamo questo gioco un'altra volta, vado veloce, ve lo dico, via. Vai. Che c'è qui?
Spiro e Francesco, immersi in un mare di spazzature. E quindi? Il cortile. Il cortile. Tu hai fatto la regia di questo, vero? Come no, è stato l'ultimo capitolo della nostra collaborazione. Abbiamo fatto parecchie cose insieme. È successo qualcosa poi perché vi ha impedito di continuare a collaborare? Sono diventati perfettamente autonomi. Insomma, vanno per loro gambe. Ma ce ne siamo accorti durante il cortile, era una figura accessoria. Senti, come chiudere? Allora, io per chiudere avevo preparato due citazioni, perché a me piace molto citare, raccogliere aforismi. Allora, intanto questo libretto, Ipse Dixit, ci siamo divertiti a raccogliere, ma uso e consumo interno, le aforismi, frasi, pensieri espressi in due anni di retroscena. Se ne vuoi scegliere uno a caso. Uno a caso veramente? Sì, vuoi a caso veramente? Tan. Che è uscito fuori? Guarda te. Sei uscito tu? Ho beccato l'avia. Ah, aia. No, dico aia, non lo so, aia. No, ci mette in crisi. Solo la sensibilità istrionica può far penetrare la verità. Punto esclamativo. Io rispondo forse, perché no? Vabbè, io rispondo all'avia con una frase di un poeta turco, Nazım Hikmet, che diceva una cosa apparentemente banale: la fusione delle anime è mille volte più difficile della fusione dei metalli. Beh, fantastico questo. No, è assolutamente fantastico. L'ha detto un poeta turco. E poi invece, per creare qualcosa di più lieve ma comunque inquietante, ho scoperto quest'altro scherzo. Non lo sapevo che Mark Twain, questo scrittore americano, per chi non lo conoscesse, insomma, abbiamo fatto uno scherzo che poi ha scritto, insomma, ai suoi amici, e ha scritto così: un giorno ho spedito a una decina di amici un telegramma che diceva: fuggi immediatamente, hanno scoperto tutto. Ebbene, tutti quegli amici hanno lasciato la città senza pensarci due volte. Beh, che amici che aveva, però, chi frequentava. Vabbè, senti, il tuo motto per chiudere? Io lo so già, una volta me l'hai detto, è rimasto quello? Al cuore non si comanda. È rimasto quello. No, perché la parola motto mi evoca quella frase lì, non saprei. Al cuore non si comanda. Sostituirne una, ma forse è proprio così. E il mio è sempre quello: che il teatro non sopravviva, ma viva. Bravo, l'ha detto lui, quindi non lo ripeto io. Noi siamo vecchi amici ormai, no? Grazie, onorato. Termine? Mi dispiace per quelle tossi, ma qual è il problema? Rendono tutto più vero, vivo, il materiale per il backstage. Ma certo.